Beh, ragazzi, rieccoci su Norland. Benvenuti a questo secondo episodio. Allora, io ho provato cose mentre non registravo, eccetera, eccetera. Tante cose abbiamo fatto, in realtà io non le avrei fatte, però siamo ancora in tempo, secondo me, per rimediare sotto certi punti di vista. Allora, una cosa che dobbiamo fare noi è sicuramente imparare sega nel mulino, lo stiamo facendo. Miniera, ok, campo di luppolo e birra, ok. Ok, perfetto. Quindi in realtà stiamo andando anche decentemente. Una cosa che dovremmo fare però è sfruttare di più la legna, forse. Io adesso un attimo cercando di fare mente locale. Abbiamo due di legna, no, va bene. Le rape forse sono troppe, ma per ora ce li facciamo andare bene. L'erboristeria, potremmo sfruttarla per vendere l'erba. Detta così è un po' ambigua, in realtà lo stiamo già facendo. Ok, per adesso siamo a posto, quindi continuiamo la nostra avventura. Nuovo giorno, anzi sta finendo il giorno. Compriamo altri anelli. Oh, il commerciante è arrivato giusto in tempo. Allora, intelligenza. Persuasione. La musica era sparita. Ok, perfetto. Adesso è tornata. Quindi, finanza. No, non fi sì, finanza, esatto. Compensi 7. Mi volete comprare sia questo che la farina, potenzialmente, che va bene. La birra la teniamo per i nostri nobili, per adesso. Le rape saranno anche fin troppe, quindi cercheremo anche di sfruttarle in altro modo, probabilmente con più liquore. Detto questo, hanno patchato il gioco parecchio, lo patchano una volta al giorno praticamente. Non vedo nessuno che vuole acquistare però purtroppo i liquori. La birra però sì, ma in questo momento la birra non possiamo venderla. Vabbè. Io per adesso vorrei concentrarmi sul campo di sega del mulino, cominciare la produzione di farina, avere del cibo sano, costante, per i nostri nobili specialmente. Poi, altra cosa utile, il tempio. Fel, va e colpisci. Risorse, campo di segale. Io farei il 98% va bene. Qua in realtà abbiamo costruito malissimo il tutto. Un campo di rape andrà bene. Qui possiamo costruire anche più in là. 100% la segale. E qua può andarci un altro campo di qualcosa in futuro. In realtà anche questo campo qui è fatto malissimo. Quindi per ora mettiamo qui un campo di rape. E poi qua potremo sfruttare un minimo per qualcos'altro. Perfetto. Un po' di investimento di legna, ma servirà. Servirà, servirà. Anzi, miglioriamo ancora di più questi edifici. Aborto spontaneo. Ottimo, insomma. Niente prole per un po'. Purtroppo non abbiamo nessuno bravo nel commercio. Quindi non abbiamo chissà che grandi... Come dire... Abbiamo troppa gente che non fa una sega, però. Più la gente diventa criminale, poi. Chiaramente, tante cose adesso le so perché le ho provate per fatti miei. Allora, questi anelli ci servono. Libri, abbiamo già comprati tutti, in realtà. Laboratorio alchemico mi serve per ora? Non credo. Per adesso eviterei. Non credo neanche di voler comprare nulla, in realtà. Però ti vendo le erbe. Vendo anche un po' di rape. Tanto sono anche troppe quelle che abbiamo noi. Per il resto mi pare tutto ok. Prendo un po' di carne, giusto per nel caso i nobili avessero voglia di carne. Ogni tanto viene fuori questo desiderio della carne che dobbiamo soddisfare. O comunque per adesso la utilizzeranno a prescindere, invece della farina avranno magari un bonus da quel punto di vista. Detto questo, l'azione economica dovremmo essere in negativo. Sì, meno 100, ma è che abbiamo fatto acquisti. In realtà stiamo andando anche bene. Nuovo giorno, quei 9 punti... Quei no... Vabbè, i lavoratori sono 9, in realtà non fa niente perché abbiamo distrutto i campi. In realtà non avremmo nessuno disoccupato, in teoria. In teoria. Commerciante sta andando via. Tutte queste IA. IAO. Manca solo lo zio Tobia. Case, 25. Potremmo costruire un'altra abitazione. Un altro dormitorio, anzi. Siamo lì. Produzione in mulino. Ola, questo ci serve assolutamente. Uno ci basta e poi lo miglioriamo? Credo di sì per adesso. Abbiamo poca popolazione, non è così urgente. Se avanza della legna, magari ne costruiamo due. Ma per ora dovrebbe andare bene così. E anche una casa nobile. Un'altra casa nobile ci starebbe bene. Una cosa che ho scoperto è il limite di 5 nobili, che è un po' un peccato, spero fixeranno la cosa, perché se avessimo 5 nobili,
e i nostri figli diventassero adulti, andrebbero via dalla città. Cioè, non ha senso. Dovevo gestire la mia famiglia, tenere la mia famiglia in casa, mandarla via solo quando decido io. Il sogno dell'imperatore, la battaglia finale. In poche parole, uniamo 15 province sotto il nostro controllo e proclamarci imperatore. Vabbè, quella praticamente è la fine della partita. A lungo andare sarà quello l'obiettivo. Non adesso, ovviamente, siamo dei poveri straccioni. Allora, innanzitutto potremmo anche creare una caserma. Io la caserma la costruirei, perché non si sa mai. Vorrei anche espandermi velocemente, ma bisogna avere dei popolani belli leali, perché reclutare i mercenari è un po' costoso. Ok, ottimo. Fell anche troppo. Non vorrei dare tutto a Fell, sebbene sia quello con l'amministrazione maggiore. Diamo anche un po' alla moglie nostra. Un po' di raccolta in meno, però almeno Fell ha un attimo di tempo per respirare e fare anche altre cose, no? Parlare con altri nobili, ricercare, eccetera. Allora, 96%, perfetto, ottimo. Io mi tengo libero in modo tale da poter fare diplomazia. Il concetto è quello. Con due taglialine a livello 2 dovremmo avere abbastanza da poter campare per un po' di tempo con la linea che raccogliamo. 50, perfetto. Poi manderei anche la gente vorrei anche mandare la gente a mettere il legno in magazzino in anticipo, a depositare il legno in magazzino in anticipo. Lavoratori insufficienti. Interessante. Quanta gente dovrebbe arrivare? 3. Secondo me anche hanno tuccato anche questo. Prima mi ricordo che i migranti erano molti di più ogni giorno. Quasi non si stava dietro a quanti migranti arrivavano in città. Invece adesso sembra un attimo più controllata la questione. Allora, finiamo di costruire ciò che c'è da costruire. La legna. Avremo più legna alla fine della giornata. Il giorno dopo dovremo riuscire a costruire tutto ciò che vogliamo costruire. Soprattutto con i nuovi arrivi. Abbiamo la casa, quindi fino a 40 abitanti siamo coperti. Da quel punto di vista non c'è niente da fare. Qui stanno amoreggiando, bravi. Fate prole. Tu sei triste perché hai perso la prole. Fatica moderata, la dea mi punirà. C'è bisogno di un tempio che stiamo ricercando. Il tempio sarebbe... Avremmo dovuto renderlo la nostra priorità, il tempio. Quello sì. Lo sta facendo Fell. Abbiamo qualcosa da vendere? Per adesso non venderei nulla in realtà. In questa giornata non venderei nulla. Teniamoci le risorse, soprattutto il cibo. Tanto per ora non dobbiamo comprare granché. Di anelli ne abbiamo abbastanza, più o meno. Anzi, la cosa che farei è proprio comprare qualche anello, perché solitamente il monarca ne vuole 25 di base. Io facendo così, guarda, qualche rapa te la do giusto per. Facendo così posso ricompensare un po' dei nobili per renderli felici e in più avere una scorta di anelli per il monarca. Secondo me è una buona mossa. Meno 216, ma abbiamo acquistato anelli, quindi va benissimo. Anche se non mi è ancora molto chiaro il rapporto giornaliero dell'economia, come funzioni. Ci sono delle cose che secondo me devono andare un po' migliorate, devono essere un po' migliorate, un po' chiarite. Chiaramente loro hanno mangiato la carne in anticipo, vabbè, li renderà un po' più felici, visto che non è né farina né rape. Ma di base anche con la farina e nobili dovrebbero stare tranquilli. 3 nuovi migranti con un nuovo giorno. Per adesso soffriremo, ciò che costruiremo oggi non avrà lavoratori, a meno che non rimuovo qualcuno dal magazzino, dai costruttori. L'importante è che abbiamo il mulino. La segale viene raccolta ogni 3 giorni, quindi dopo domani per entrambi, le rape invece ogni giorno. Lo stesso vale per il luppolo, ogni 3 giorni. Avrei preferito avere una segale oggi, una segale domani, una segale il giorno dopo. Sarebbe carino avere un raccolto di segale ogni giorno, che poi in realtà non cambierebbe nulla, perché se hai tanta quantità non è che la cucini, non la fai diventare farina tutta quanta in un giorno. Neanche se fosse, sarebbe comunque una quantità così assurda da coprire i bisogni della popolazione e dei nobili a prescindere. Quindi la rotazione delle colture da un certo punto di vista non ha senso, che poi non è una vera rotazione delle colture, ma ci siamo capiti. Allora, detto questo, noi dobbiamo cercare di finire. Allora, la casa, qui abbiamo una caserma per i soldati che per ora non possiamo reclutare. Oddio, un popolano lealista ce l'avremmo, 2 di combattimento.
Per adesso non ci servono. Intanto, anche se lo recluto, sono mani tolte alla terra e non ha alcun senso. Potremmo far sposare Fel. Però vorrei farlo sposare con qualcuno di interessante, no? Cavolo, è Tordet. Intelligenza, insegnamento. Amministrazione. Osnetra, Fel, vuoi sposarti, Osnetra? Comando, combattimento. Tu? Filena. Filena. Mata mia. Cosa ci dici di te stessa? Intelligenza, amministrazione, fate schifo. Non so se prendermi in combattimento o intelligenza. Prendiamo intelligenza. Prendiamo intelligenza. Dai, Fel. Per la famiglia, questo ed altro. Su. Per la famiglia, questo ed altro. Fel andrà via per un po'. Niente tempio. Potenzialmente luppolo. Non sarebbe la cattiva idea il luppolo. Il patibolo ci serve. Medena va e colpisci. Avremo tre persone buone da ricercare. Quello sì. Sono sicuramente utili. Cosa abbiamo studiato? La miniera. La miniera può attendere. Liquore ne abbiamo ben poco, sbaglio. Abbiamo bisogno di più lavoratori, però. C'è un lavoratore laggiù. Potremmo migliorare il birrificio. Produzione 12. Riusciamo a coprire tutte le necessità della popolazione? E poi in realtà, se non hanno l'alcol, semplicemente è normalmente immorale. Quindi potrebbe anche essere utile per non crescere troppo in fretta. Allo stesso tempo, però, mi servono i lavoratori, no? Più si va avanti, più gli altri si rafforzano. Quel taglialegna mi sta spaccando le orecchie, che è una cosa impensabile. Avremo 4 nobili da gestire. Uno slot lo lascio libero per un eventuale figlio. Tu vai a mangiare. In realtà mi trascorri del tempo col mio sovrano. Che non può. Ah, ha già interagito con lui. Va bene. Bisogna approfittarne quando vengono i vari re a trovarci. Perché è un'occasione per noi per stare in casa a fare i fatti nostri. E migliorare le relazioni e poi commerciarci o farci altre cose. Quindi è assolutamente importante. Qua darei priorità anche al miglioramento. Raius e Medena ci danno dentro. Perfetto. Fel torna con la sua amata che ha scelto lui. Ovviamente è lui che mi ha suggerito la scelta. Non l'ho costretto per niente, nonno. Ma che scherzi. Medena è incinta. Quindi va benissimo. Un figlio in realtà mi rompe anche un po' le balle, però se perdono la prole diminuisce di parecchio il morale per un po' di tempo, il che non è proprio la cosa più bella del mondo. La locanda ha veduto costruirla qui, ma non importa. Dobbiamo andare in positivo. Grande, ottimo. Non c'è neanche il commerciante, quindi per adesso non ci serve far nulla. È tornata. Tornet. Comincia a lavorare, va? I prigionieri potrebbero essere utili. Potremmo reclutare... Graziare i banditi. Meno 574. Ah sì, vabbè, perché abbiamo sposato la tizia, ovviamente. Però sì, graziare i banditi per dei prigionieri che sono manodopera gratuita. Non sarebbe male come idea. Ma per niente. Per adesso dobbiamo ancora stare tranquilli col cibo. Non ti direi di più. Niente farina per la plebaglia. Così produciamo abbastanza farina per il nostro, per i nostri nobili. Perché se mangio le rape... Se il popolo mangia le rape, il morale va giù, ma non ci interessa particolarmente. Il morale dei nobili, però, se va giù mangiando le rape, mi interessa. Perché se loro hanno il morale molto basso, non seguono i loro compiti, si ferma tutto, GG, web play, e ricominciamo da capo. E quindi non ho voglia, non ho assolutamente voglia. È un gioco che richiede testa. Ha bisogno di tanti bilanciamenti, ha bisogno di content, però con la testa giusta si riesce a divertirsi parecchio e a far funzionare le cose, quello sì. È anche vero che arrivi a 100, cioè a 100 di popolazione e fai ancora fatica a star dietro al gioco. È anche un po' una questione di fortuna sotto certi aspetti, però li vedremo insieme. Tornet non ha dimora, giusto? Tu non hai dimora. Quindi questo dovrebbe aspettare in realtà questo. Costruiamo la casa piuttosto. Col ferro.
La miniera, quando volete finirla, me lo fate sapere. Con calma. No, la casa è di... ci vuole perché... c'è bisogno del nobile. In realtà uno sta occupando una delle case perché è un ospite, ma vabbè. Le case servono anche per gli ospiti, soprattutto per i nobili. Da un net. Mettere pelle al ferro, ma... sta già gestendo tante cose, per adesso va bene così. In realtà forse... fare una cosa di questo tipo, fare una cosa di questo genere. Tornette lì, e fell qui. Al prossimo giro sarà così. Anche qua, tornette. La legna in due, comunque si guadagna abbastanza legna, quindi... loro stanno aspettando le risorse che arriveranno oggi, quindi oggi abbiamo un bel raccolto di farina. Di segale, anzi. E poi in realtà la farina possiamo già produrla. Perché sta... cosa sta aspettando? Ah, orca, perché sono un idiota! Ecco perché sta aspettando, perché sono un idiota. Poi mettiamo 200, tanto ci serve a prescindere. Qua 100 di birra, anche se per adesso non abbiamo il luppolo. Patibolo ricercato. Casa per i popolani, Medena, vai. Il patibolo lo costruiremo. Due migranti arriveranno. Bisogna fare qualcosa per aumentare la migrazione. Ci sono banditi in giro? Sei fuori legge. Abbiamo le alisti noi, solo uno. Non vado a combattere solo con pochi uomini. Rischia di perdere popolani o addirittura perdere i nobili. Rallentamenti vari non ha alcun senso. Quindi io piuttosto attenderei. Attenderei. Gli alisti bisogna crearli col morale alto. Quindi ci avremo bisogno di case di popolani? Probabilmente sì. È fora. Perché hai carne? Cos'è quell'icona della carne? Brama di emozione. Ma non mi interessa. I nostri sono tutti quanti facendo cose. Va bene così. Lui si sta... no, non voglio neanche... con quel movimento della mano non voglio neanche dirlo cosa sembrava. Quindi lascio l'immaginazione. Matrimonio. Senza chiesa. Che bello. Matrimonio. Al quale Fel non, Fel non partecipa al suo matrimonio. Fel, non scappare. Devi farlo per la famiglia. Te l'ho già detto. Ne abbiamo già parlato. Ne abbiamo già parlato. C'è un po' di guadagno qui con la segale in più che abbiamo. Cosa possiamo... c'è qualcosa che dobbiamo fare qui noi? In realtà no, non ci serve nulla. Servirebbe un po' di birra. Facciamo così. In realtà ci serve il birrificio livello 3, che è ancora al 2, ma ci serve al 3 per produrre la birra. Di quello ci siamo dimenticati completamente. Completamente. Quindi prendere altra birra. Piuttosto che avere i nobili tristi, prendo altra birra io. Qualcos'altro da costruire? Non mi sembra. Migliorerei la miniera. Il patibolo poi lo costruiamo con la nuova giornata. Per adesso non dovrebbe essere un problema. Meno 30, però abbiamo acquistato la birra. Se avessimo avuto produzione saremmo stati da Dio in questa giornata. Però va bene. Bravo Fai che non ti sei sposato. Cioè ti sei sposato in wifi praticamente, wireless. In videochiamata ti sei sposato. Fa piacere. Questa è una cosa molto sensata. Controlliamo un po' il mondo. Cosa succede intorno a noi? Niente di che. Abbiamo qui dei fuorilegge, 5 fuorilegge. Qua 6. 6 fuorilegge. Sono anche vicini in realtà. Dovresti creare una squadra. Che siamo un po' scarsi a combattere in generale. La media è molto bassa. Anche il soldato che... se reclutassi il popolano qui, due di abilità è nulla. Bisogna addestrarli questi qua. Avremo un po' di truppe anche scarse. Popolani tristi. Però se reclutassi popolani tristi poi vado a perdere manodopera. Quindi per ora è no. Per ora è no. Nuova giornata. Perfetto. Nuova giornata arrivata. C'è anche un lupo qui nelle vicinanze. Un lupo che ci turba. Andiamo a combattere. Da soli. Dobbiamo uscire tranquillamente. Un po' di carne anche per i nostri nobili. Raius, ok, sto già bestemmiando. Non dovrei essermi fatto nulla tra le altre cose.
Allora, gestiamo anche un po'. Esatto, qui c'è bisogno di lealtà, cose varie. Qui trascorrere il tempo con Raius. Abbiamo bisogno di mantenere i rapporti sani tra di noi. Siamo una famiglia, dopo tutto. Detto questo, abbiamo costruito la miniera. Stiamo costruendo, quindi avremo un po' più di ferro per i miglioramenti dei vari edifici. Finalmente il tempio, che richiederà 80.002 di legno. Che non è buono. Anche il tempio sarà un bel paletto. Sarà un bel paletto il tempio. Bisogna anche del luppolo in realtà. C'è bisogno di legna. Legna, legna, legna. C'è bisogno di legna. Segheria, 15 di legna. Arriva un tributo. Dimmi che è legna. Luppolo. Però 85 di luppolo ogni 3-4 giorni non è male. Per mantenere i nobili sicuramente basterebbe. Non basta per mantenere la popolazione. Quello no. Quello no. Non abbiamo né legna né ferro. Ma aspettiamo una nuova giornata, chiaramente. Aspettiamo una nuova giornata. Guarda qua, ci danno dentro. Pa, 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 pa. Che cattiveria. Che cattiveria. Mamma mia. Le costruzioni dei prigionieri 92%, casa per popolani, terra vacua, 38 di erbe che non ci servono. Le costruzioni dei prigionieri ricercato, perfetto. E per adesso cosa dobbiamo fare? Potremmo scrivere il dizionario di Maka per imparare una nuova lingua. Felicitare i prigionieri. Rivolta dei prigionieri scende a zero. 3 di carta, vorrei scrivere i libri, ma costano carta, per adesso non possiamo permettercelo. Una cosa importante qui, secondo me, sarebbe carino se qualcun altro sapesse come costruire il tempio, per esempio. Quindi studialo. Cerchiamo di sparpagliare un po' la conoscenza in caso di perdita di nobili e cose simili. Cosa vuoi? Vicino pericoloso, la realtà del nobile sta diminuendo. Adesso non è troppo un problema, credo. Non dovrebbe almeno essere un problema gigante. Vogliamo andare in giro a instaurare rapporti. Il punto è che qua nessuno vuole comprare nulla. Ottimo rapporto. In realtà tu potrei venderti a te della farina. Quindi Raius, vai a fare il tuo lavoro. Cioè io vado a fare il mio lavoro. Commerciante in arrivo. Potrebbe tornare utile. Abbiamo già perso tutta la birra. Ma scorta di birra 10. Io qua non sto vendendo birra. C'è una scorta di birra qui. Non vendere birra. Ho dimenticato di togliere la birra da lì. La prole di Fello. Abbiamo un piccolo fellino in arrivo. Che bene. Lo zio è contento. Lo zio Raius è contento. Allora, libri interessanti. Può essere. Bottega. Cozione rapida. Persuasione. Cancelleria. La bottega per gli attrezzi. Allevamento di maiali. Laboratorio alchemico. Allora mi serve. La bottega. La cancelleria no, perché senza l'artificio per ora non si fa nulla. La bottiglia e campo di addestramento. Per ora risparmiamo, va. Torneranno. Basta mantenere un po' felice il vescovo lì, che ancora deve arrivare tra le altre cose. Adesso teniamo le casse dello Stato piene, quanto più possibile. Che problemi hai? Che problemi hai? Passa del tempo con tuo marito, non so cosa dirti. Dio mio. Dio mio. Un nobile libero attende di essere assunto. Persuasione. No, non mi servi. Per adesso non credo tu mi serva. Negativo? Meno 31. Interessante. Bisogna aumentare la produzione di liquore. Quello assolutamente. Migliora. Più legna anche, migliora. E chi non abbiamo abbastanza legna neanche mi metto a costruire il tempio. Abbiamo 3 abitanti, non fa nulla. Per adesso miglioriamo 2 edifici, quindi 2 abitanti verranno occupati. Miglioriamo anche il mulino e siamo a posto. Miglioriamo tutta la produzione, diciamo. Ok, quindi noi qua abbiamo più 30, quindi minimo in più 25 per commerciare. Vorresti 13 di farina 117. 150 costi della chiesa. Raius è già lì, quindi potrebbe installare lui il rapporto commerciale.
Direi proprio di sì. Esito moment. Ottimo. Commercio in automatico. Quindi ogni giorno 13 di farina più 89 denari. Mi sembra molto molto bene. Dovremmo riuscire a star dietro, soprattutto col nuovo miglioramento del mulino. Dovremmo riuscire a star dietro a questa, a questa produzione, per mantenere la lotta commerciale. Lo speriamo. Quello sicuramente. Comunque, nuovo giorno, ragazzi. Io mi fermo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio, nel quale cominceremo una nuova giornata lavorativa. Vedremo un attimo come espanderci. E chiaramente vedremo di raggiungere l'obiettivo finale, conquistare l'intero impero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!